Ha fatto tappa a Vibo Valentia il viaggio per i territori del Lussi assieme alla Corsa di Miguel, che fa correre il nome dell'inclusione dello sport di tutti, per tutti e con tutti. La corsa nasce nel 2000 per iniziativa del giornalista della Gazzetta dello Sport Valerio Piccioni per ricordare e commemorare la figura di Miguel Benacio Sanchez, giovane poeta e podista argentino tra i migliori della sua epoca ed ucciso nel 1978 a causa delle sue idee politiche e sociali durante il periodo della dittatura argentina. Tra gli appuntamenti del Lussi e la Corsa di Miguel in Calabria, tra gli studenti della Locride Siderno Marina, quindi Crotone, per chiudere appunto con a Vibo Valentia. Per l'occasione è stato presentato anche il premio giornalistico Gianni Bondini, rivolto ai ragazzi delle scuole di secondo grado superiore, un invito a parlare di etica, di morale giornalistica e di passione. Al liceo scientifico Berto, poi il seminario per sottolineare gli esempi più virtuosi che hanno consentito di abbattere muri e barriere anche nello sport, dalla lotta al razzismo al decollo del movimento paralimpico fino al sempre maggiore protagonismo delle donne nel mondo dello sport. Il momento più significativo e coinvolgente su Corso Vittorio Emanuele, con il flash mob per dire no alla violenza di genere, sì alla coesistenza. Un messaggio che vede insieme Ussi, il Club Atletico Centrale e la Federazione Ginnastica d'Italia, che ha creato la coreografia e l'ha realizzata grazie all'adesione di diverse società di ginnastica del territorio. Presente anche l'amministrazione comunale con l'assessore Katia Franzè, affiancata da Vincenzo Bruni.